E poi Daniele Lucchetti è stata un'esperienza che sono molto affezionata da quando film uscì, a quel film, perché con Daniele fece un lavoro molto, molto intenso su di noi. Mi ricordo, cioè, mi piacerebbe molto rilavorare con Daniele. Quando lavoravamo insieme, dicevo, non ci sopporto più, mi viene da piangere perché veramente mi stressava tanto. Mi diceva, Stella, devi cercare di fare questa cosa, la devi fare così, devi essere naturale, devi cercare di dare il meglio, non devi recitare, scordati, non c'è la macchina da presa, non esiste. Basta le facce, non fare quello, non fare quello, tu sei serena, poi io interpretavo sua madre, poi mi capita sempre in ogni film interpretare le madri dei registi, cioè, della pressione psicologica che mi guardano, cioè, lo so, se la amano, mi amano, ma se non la amano, ho pensato, capito, il rapporto madre-figlio, magari del primogenito. E con Daniele fu un'esperienza molto interessante, perché lui mi aiutò capire un altro tipo di recitazione, una recitazione più asciutta, dove c'era questa macchina a mano che ci stava sempre appiccicati, sempre intorno. È stata un'esperienza stupenda perché quel film, all'inizio del film, prima, il mese prima, rimasi incinta di mia figlia Anna. Io ho detto, mamma mia, come si fa un film dove dobbiamo andare nel Camargo, dobbiamo andare a Follonica, dobbiamo andare in Francia, c'era un sacco di scene in cui di amore, di nudi, perché lui è, per chi non l'ha visto, lui è un artista, lei è la moglie di un artista, gelosissima, che lo insegue dappertutto, lui la tradisce di continuo e poi alla fine lei troverà una sua strada nel mondo. Ed ero molto agitata perché ho detto, come glielo dico? Come glielo dico? E gliel'ho detto, gli ho detto, guarda, io aspetto un figlio, guarda, decidi tu, se mi vuoi prendere, se non mi vuoi sostituire, se non te la senti, mi ha detto, no, ti prendo. E quindi ho fatto questo film che insomma, è durato abbastanza perché era l'ultimo film fatto con la pellicola, avevamo più, a disposizione più settimane, erano altri anni, se pensi che sono solo, mia figlia ha 9 anni, solo 10 anni fa più o meno, e sono cambiati così tanti, no? Di lavoro. E poi man mano la pancia cresceva e cresceva sempre di più, io la tenevo perché dicevo, mamma mia, si vede, iniziano a darmi delle borse, magari uguale prima, però un po' più grande, così io mi muovevo per impallare questa pace, questa sera, poi c'era a un certo punto la famosa scena del tuffo che io ho promesso Daniele, Daniele ti giuro che lo faccio, perché all'inizio del film avevo fatto le prove del tuffo crawl e a un certo punto non lo feci, ho detto Daniele, bisticciato che abbiamo fatto la pace, perché non me la sentivo, avevo veramente paura di tuffarmi da 2 metri. Ma anche lui aveva paura, quindi alla fine abbiamo deciso così, ma insomma è stata l'esperienza forse più intensa della mia vita a livello cinematografico, è stato molto interessante, anche perché l'attore cosa fa? Io sono arrivata che ero incinta di quasi 5 mesi, impallavo questa pancia che era piccolina ma iniziava a vedersi, quando abbiamo interrotto le riprese, il giorno dopo la faccia diventata così, ma è impressionante, veramente che tenevo. Ho mollato, capito? Costume, ho buttato tutto. Tutto. Tutto mi sembrava un azzardo.